Bentrovati ad una nuova puntata. Apriamo ad Assisi con la seconda edizione dell'Economic Challenge organizzato da Acacia Group. Un approfondimento su temi economici di attualità con ospiti di primo piano a livello nazionale e regionale. Ha seguito per noi l'evento Rossana Furfaro. La missione di questo Economic Challenge, che ha scelto anche un luogo simbolico, è quello di dare un'impronta umanistica al percorso che stiamo tracciando. Un percorso di crescita, quello di Acacia Group, che dopo aver raccolto il successo dell'edizione 2022 al Teatro Morlacchi di Perugia, ha scelto Assisi per l'Economic Challenge 2023, evento che si è affermato tra i grandi appuntamenti umbri in tema di economia, riuscendo quest'anno a coinvolgere oltre 500 partecipanti e ospiti di spicco del mondo imprenditoriale, istituzionale, universitario e del credito. Ricordare il futuro, anticipare il passato, questo lo slogan che ha guidato la due giorni, con al centro del confronto i temi della sostenibilità e innovazione. Abbiamo una grande responsabilità, che è quella di lasciare alle future generazioni un mondo migliore di come lo abbiamo trovato. E qui si interseca la sostenibilità, che non è soltanto quella ambientale, ma va a abbracciare anche temi economici, culturali e sociali. La sostenibilità, gli equilibri tra la flora, la fauna, la natura, oggi nelle aziende è al centro dell'attenzione perché è importantissimo. Noi come Vitacraft facciamo il massimo e stiamo facendo tanti programmi e progetti per il futuro proprio in questo settore. Tanti prodotti naturali, abbiamo fatto un impianto di fotovoltaico per l'energia eccezionale. Stiamo attenti a tanti aspetti che elencarli tutti adesso, anche quelli che sono in programma, staremo qui tanto tempo, però le assicuro che siamo all'avanguardia in questo. E di avanguardia e innovazione ne sa qualcosa l'azienda Giuliano Tartufi, nata nel 2001 come SRL dalla passione del suo titolare, è oggi diventata una società per azioni con circa 100 dipendenti. Serve la passione, serve un pochino di fortuna, adesso Tartufo va di moda, quindi noi eravamo nel mercato e dal mercato traiamo il massimo, quindi all'estero le grandi città e anche ormai molte nazioni, anche più piccoline, hanno cominciato a usarlo e ad apprezzarlo, quindi diciamo che per noi si è aperta una strada importante e dei prodotti, come hai detto, ne inventati parecchi, perché dico sì e poi bisogna farlo dopo, quindi linea produttiva, scatolare, fare, disfare, ma tanto se non si fa così, se non si accontenta il cliente a 360 gradi non si va avanti, quindi questa è la mia strategia e questa porto avanti. Al centro della nostra visione, la mia in particolare, del governo di questa regione, ho sempre messo l'impresa. L'impresa che naturalmente ha varie declinazioni, che è accompagnata da un filo conduttore che è quello sicuramente della sostenibilità, e sono convinta che le regioni dell'Italia centrale rappresentano la cerniera di questo paese. E quindi lo sviluppo armonico di queste regioni è fondamentale per lo sviluppo del sistema Italia. Felcos e Auri hanno presentato Futuro Insieme, la campagna di sensibilizzazione sugli obiettivi dell'Agenda 2030, tra cui lo sviluppo sostenibile partita nel territorio umbro. Sentiamo i dettagli con Nicola Torrini. Ha preso il via Futuro Insieme, la campagna di sensibilizzazione promossa da Auri e Felcos Umbria con lo scopo di dare un'accelerazione al raggiungimento dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dall'Agenda 2030 approvata dalle Nazioni Unite nel 2015. Un'iniziativa rivolta a tutti i cittadini e stakeholder, con particolare attenzione agli istituti scolastici e comuni. La campagna, che durerà 7 mesi a partire da ottobre 2023, sarà caratterizzata infatti dalla diffusione di materiale informativo attraverso i comuni, le loro strutture e i loro canali di comunicazione, da incontri pubblici con esperti e ospiti di alto profilo, dalla distribuzione di kit didattici tra gli studenti e l'organizzazione di percorsi di sensibilizzazione nelle scuole. Noi in Umbria, con un
sacco di istituzioni, stiamo facendo un ottimo lavoro, un grande lavoro sui temi ambientali per l'agenda 2030 delle Nazioni Unite. Dobbiamo però coinvolgere anche la popolazione e fare una grande opera di sensibilizzazione affinché questo lavoro sia non soltanto un lavoro concreto, ma anche che entri nelle coscienze dei cittadini. Per cui parte questo grande piano promosso da Auri, che affida a Felcos una promozione dettagliata che parte per i comuni, e quindi Auri insomma rappresenta i 92 comuni dell'Umbria, ma anche Felcos ha tanti comuni che aderiscono, passerà per le scuole, andremo casa per casa per spiegare che l'Umbria è lanciatissima verso il futuro di realizzazione dei costi delle Nazioni Unite del 2030. Felcos sarà veramente un braccio operativo, fattivo e operoso, con le sue esperienze, con le sue competenze, con le sue professionalità, che da oltre 15 anni è a disposizione di tanti comuni dell'Umbria e dei territori. In questa occasione i soggetti che saranno coinvolti in questo progetto di sensibilizzazione, di conoscenza e di anche cogliere quegli obiettivi dell'Agenda 2030, che sono ben 17, tutti molto vicini alle persone, alle diseguaglianze, alla lotta alle diseguaglianze, alla lotta ai cambiamenti climatici, quindi a un miglioramento nella sua complessità della vita di tutti. Sarà vicino quindi a soggetti come le istituzioni, vicino a tutti i cittadini, vicino alle scuole. Adesso parliamo del convegno organizzato a Perugia da ICC Italia per far conoscere al tessuto imprenditoriale locale il ruolo che la Camera di Commercio Internazionale può avere nel sostegno all'internazionalizzazione delle imprese, un importante momento di contatto anche con le istituzioni regionali. È stato accolto con entusiasmo e interesse, soprattutto da parte delle istituzioni regionali, il convegno ICC per le imprese umbre, la sfida dei mercati internazionali, organizzato da ICC Italia, Comitato Nazionale Italiano dell'International Chamber of Commerce. Un evento pilota partito dall'Umbria con l'obiettivo di far conoscere al territorio il ruolo di ICC e far capire quanto sia importante poterne far parte usufruendo di strumenti, aggiornamenti e relazioni che sono di sostegno e aiuto alle imprese. La missione di ICC Italia è raggiungere le imprese di tutte le dimensioni e di qualunque settore, quindi dalle grandi alle piccole, alle medie e alle microimprese, e portare anche la voce delle imprese presso le istituzioni sia nazionali che internazionali. Quindi noi crediamo che ormai sia irrinunciabile il dato dell'internazionalizzazione delle imprese e soprattutto quelle che hanno meno strumenti interni per affrontare queste difficoltà hanno bisogno di qualcuno che le affianchi nel fornire degli strumenti standardizzati, già provati e validi a livello globale per poter superare i diversi problemi nella formulazione dei contratti, nella prevenzione delle controversie, nella risoluzione delle controversie, per affrontare l'attuazione di normative spesso anche molto complesse a livello nazionale e a livello sovranazionale. Noi abbiamo investito molto in questi anni anche nel sistema delle relazioni a supporto dell'internazionalizzazione, abbiamo steso protocolli d'intesa con SACE e SIMES con l'obiettivo proprio di migliorare la conoscenza delle imprese umbre, gli strumenti a supporto delle imprese per i processi di internazionalizzazione. Su questo ICC rappresenta un partner fondamentale, un network prioritario con cui noi intendiamo sviluppare relazioni per, ripeto, migliorare la capacità delle imprese di usare tutte le strumentazioni che ci sono. Il convegno ha visto il sostegno di BPER, che ha sottolineato l'importanza di istituti di credito competenti e dotati di particolari prodotti nell'assistere le aziende sotto lo specifico profilo dei rapporti con l'estero. La scintilla sul mondo estero per BPER significa dare supporto concreto alle aziende cercando delle soluzioni per i mercati estero, sia per chi esporta sia per chi importa. Oggi è veramente difficile dialogare oltre i confini, noi vogliamo essere a fianco delle aziende per cercare delle soluzioni concrete e mi viene da dire anche un po' tailor made, perché oggi bisogna costruire qualcosa ad hoc per il nostro cliente, perché ogni cliente ha le proprie necessità, le proprie esigenze. L'evento ha ospitato anche una tavola rotonda coordinata da Ercole De Vito, Head of Business Development and External Relations ICC Italia,
in cui i professionisti hanno evidenziato l'importanza per le imprese di essere affiancate da professionisti specializzati e condotto un'analisi del contesto internazionale attuale. Ecco l'importanza dell'interprete, dell'avvocato, del consulente, in questo caso di ICC, a sostegno di nuove forme per la tutela degli scambi internazionali e quindi che possano garantire anche l'imprenditore affinché il proprio business, il proprio investimento sia garantito e sia portato a termine. Continuiamo a parlare dell'Economic Challenge che ha proposto un focus su food economy e valore del Made In a cui ha partecipato il gruppo Grifo Agroalimentare. Sentiamo Rossana Furfaro. Ricordare il futuro, anticipare il passato. Apparentemente un paradosso dietro lo slogan dell'Economic Challenge 2023, l'evento targato Acacia Group, che da Assisi ha lanciato una ricetta per la crescita, coinvolgendo imprese, istituzioni, università e mondo del credito, ma che invece un paradosso non è, perché proprio dalla città del Santo Patrono d'Italia è stata tracciata una direzione, ricordando che le scelte sul futuro sono già state fatte in passato. Forti di quello che è stato, ci si è interrogati dunque se le decisioni prese siano state opportune per evitare di ripetere gli stessi errori e per trarre insegnamento dal passato. Io credo che le sfide principali alle quali dobbiamo corrispondere siano rappresentate da questa forte spinta verso una sostenibilità, che è sostenibilità ambientale, ma è anche sostenibilità economica e sostenibilità sociale. E io credo che l'Umbria, il sistema agricolo e agroindustriale della nostra regione, abbia le carte in regola per giocare a viso aperto questa sfida, naturalmente mettendo in campo anche dei cambiamenti che sono necessari, ma possiamo puntare su alcuni elementi caratterizzanti che costituiscono davvero dei punti fermi e che sono davvero le basi per potersi proiettare in avanti con molta determinazione. Questi punti fermi sono la qualità. Già oggi l'Umbria immette nel mercato ed è conosciuta per la qualità delle sue eccellenze, dei suoi prodotti straordinari. Su questo cammino dobbiamo proseguire e scolpire sempre di più e sempre meglio la qualità dei nostri prodotti. Dall'altro dobbiamo superare, io credo, anche alcuni limiti strutturali e darci un assetto organizzativo che ci consenta di affrontare con più forza il nuovo mercato, le nuove opportunità che il mercato ci mette dinanzi. E quindi noi abbiamo spinto con alcune scelte precise delle nostre politiche, mi riferisco alle politiche delle filiere che abbiamo lanciato in settore agricolo intorno a prodotti davvero bandiera del nostro territorio, quelle che sono davvero delle eccellenze. Ecco, le filiere a cosa servono? Servono a innescare un processo sul fronte dell'aggregazione delle imprese. Una sfida a cui le imprese sono chiamate a rispondere. Grifo accetta la sfida del futuro, accetta la sfida anche del presente, accetta la sfida dell'innovazione, accetta la sfida del confronto. La nostra forza sono sicuramente i nostri soci e l'essere profondamente legati al territorio. Il legame del territorio non è tutto, lo riconosco. Avere l'apporto col territorio non necessariamente significa fare qualità. Fare qualità non vuol dire, non necessariamente significa avere rapporto col territorio. Noi cerchiamo di essere entrambe le cose, avere un forte rapporto col territorio che ci potenzia, ci sviluppa, ci dà credibilità. Nello stesso tempo vogliamo fare qualità, cerchiamo di fare qualità, cerchiamo di dare ai consumatori la qualità che cercano. La qualità che cercano ai costi possibili, ai costi sostenibili, ma comunque la qualità che cercano. Quando ci si trova tra menti brillanti, menti pensanti e soprattutto c'è una platea che ascolta in maniera attenta la contaminazione delle idee, dei buoni propositi, sicuramente stimola dei meccanismi e dei ragionamenti che possono portare a tracciare un futuro con ottimismo. Sempre nell'ambito dell'Economic Challenge ad Assisi è stato proposto un approfondimento sul ruolo delle finanziarie regionali a cui ha partecipato Carmelo Campagna, vicepresidente di Anfir e di Banca Centro. Ma sentiamo Rossana Furfaro. Un focus sull'andamento socio-economico delle imprese, sulla sostenibilità e sulle proiezioni a medio-lungo termine, momento di riflessione utile ad affrontare i cambiamenti di scenario in atto e occasione per discutere e valutare soluzioni strategiche per il rilancio dell'economia.
Tutto questo è stato l'Economic Challenge 2023, in scena da Assisi sotto la regia di Acacia Group, l'osservatorio delle imprese guidato da Francesco Pace. Abbiamo parlato di sostenibilità e insostenibilità di impresa, quindi il tema, il grande tema della sostenibilità è ormai che è anche molto abusato, quindi quest'anno nella comunicazione abbiamo cercato di metterlo un po' da parte e abbiamo cavalcato questo paradosso che è di ricordare il futuro e anticipare il passato. Questo perché noi viviamo un presente che ci sta tracciando delle decisioni, ma forte di quello che abbiamo già vissuto ci possiamo domandare se le decisioni che abbiamo preso in passato siano state opportune oppure no, quindi cercare di non ripetere gli stessi errori. Tantissime le testimonianze di amministratori, imprenditori e rappresentanti del mondo bancario universitario che si sono succeduti nella due giorni dell'Economic Challenge. Tra loro anche Carmelo Campagna, vicepresidente di ANFIR, Associazione Nazionale Finanziarie Regionali, e vicepresidente di Banca Centro Toscana Umbria, relatore del Roundtable Economie dei Territori. Le finanziarie regionali sono un'infrastruttura pubblica presente in 18 regioni che sostanzialmente scaricano a terra i fondi della programmazione comunitaria e danno attuazione alle politiche europee sui fondi della coesione piuttosto che sui fondi per le infrastrutture e anche a supporto delle imprese e dei territori con specifiche iniziative che ogni finanziaria regionale gestisce autonomamente. Le finanziarie conoscono le imprese da tempo perché hanno fatto supporto, diciamo, da anni, hanno rapporti con le banche perché alcune di queste sono anche socie delle finanziarie, possono accompagnare e soprattutto innestare quel processo di valorizzazione ma anche di formazione delle imprese in questa transizione complicata che non è soltanto l'installazione dell'impianto fotovoltaico ma è proprio un vero cambio culturale grande come ce ne sono stati altri importanti nei decenni precedenti. In Italia, ha ricordato Campagna, gli accordi di collaborazione con il mondo bancario hanno consentito alle finanziarie regionali di mobilitare ingenti risorse aggiuntive con una leva importante grazie al contributo delle banche convenzionate, come la stessa Banca Centro Toscana Umbria, e alla cooperazione con il settore dei confidi. Non si parla solo di apporto quantitativo, ma di un miglioramento del profilo qualitativo e dell'ampiezza della strumentazione finanziaria nelle politiche di coesione, venture capital, microfinanza, private debt, finanza verde ed impatto sociale. Da Assisi si lancia un messaggio importante e l'Umbria vuole giocare un ruolo da protagonista importante. Se vogliamo, alcune scelte strategiche fatte da questa regione vanno in questa traiettoria proprio perché possiamo dire che abbiamo nel nostro DNA la vocazione secolare della sostenibilità. Quarantatreesimo Salone Nazionale del Tartufo Bianco di Città di Castello. Dal 3 al 5 novembre, con un'anteprima il 1 e il 2 novembre, va in scena l'evento che unisce tradizione e passione per il cibo. Un'esperienza unica tra esperti tartufai, collaboratori, workshop e cooking show per un viaggio sensoriale senza precedenti. Salone Nazionale del Tartufo Bianco pregiato. Entra nel regno del Tartufo Bianco a Città di Castello. Colori, profumi e sapori dell'autunno saranno protagonisti a Montone per la 39esima Festa del Bosco da sabato 28 ottobre a mercoledì 1 novembre. Nell'antico borgo Alto Tiberino tante iniziative, botteghe aperte e la tradizionale mostra mercato dei prodotti del bosco e del sottobosco. Mostra mercato dello zafferano di Cascia.
da venerdì 27 a domenica 29 ottobre, Cascia celebra il suo Oro Rosso con una grande rassegna di prodotti agroalimentari locali e nazionali, degustazioni, show cooking e street food, spettacoli, convegni tematici e visite ai campi di zafferano. Mostra mercato dello zafferano di Cascia. Un viaggio fra passato, presente e futuro di questa preziosa spezia. È ora a Terni per il convegno internazionale Strumenti giuridici di gestione, pianificazione e protezione del patrimonio, organizzato dal Centro di Studi Giuridici sui diritti dei consumatori dell'Università degli Studi di Perugia, in collaborazione tra gli altri con l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Terni. Per noi, Nicola Torrini. Sono arrivati in larga parte da Spagna e Italia, ma anche da altri paesi europei e sudamericani, circa 80 esperti che a Terni hanno preso parte al convegno internazionale Gli strumenti giuridici di gestione, pianificazione e protezione del patrimonio, organizzato dal Centro di Studi Giuridici sui diritti dei consumatori dell'Università degli Studi di Perugia. Un evento realizzato in collaborazione con l'Università Spagnola di Granada, l'Ordine dei Commercialisti di Terni, Banca Centro Toscana Umbria, l'Associazione Internazionale di diritto delle assicurazioni d'Italia e Spagna e l'Associazione Dottorati di diritto privato. Ormai diciamo questo appuntamento con la Spagna è diventata una consuetudine, un appuntamento dove oggi mescoliamo i docenti universitari e quindi la dottrina e quindi le nuove linee guida su garanzie, su protezione del patrimonio, su sistemi di interazione fra banca e impresa. E però abbiamo anche il punto di vista dei professionisti, il punto di vista anche degli operatori, diciamo, di mercato, in uno o due giorni, che tende a fare un po' il punto della situazione su questa materia che è sempre più attuale, stante anche il contesto economico. La Due Giorni, che si è sviluppata al Centro Congressi dell'Hotel Valentino, ha quindi nuovamente confermato Terni punto di riferimento internazionale per gli studi giuridici. Da anni d'altronde il Centro Studi promuove in città eventi di grande rilievo e spessore, che coinvolgono anche le istituzioni universitarie spagnole, con il conseguente arrivo in Umbria di decine di professori e ricercatori da tutto il mondo. Tenemos la gran suerte de que son los jóvenes investigadores los que están aquí. Abbiamo la grande fortuna di avere qua oggi tanti giovani studenti universitari, ricercatori e dottorandi. E devo segnalare l'attività del professore Lorenzo Mezzasoma, che è colui che realmente permette questa interrelazione tra i nostri paesi e questa ricerca congiunta. Questa interrelazione e la investigazione congiunta. Mi preme sottolineare che è un evento in cui l'aspetto internazionale è particolarmente curato e particolarmente anche presente, quindi un evento di ampio respiro in cui discuteremo tra esperti del settore degli strumenti giuridici di gestione proprio del patrimonio, le varie forme di garanzia, ma anche aspetti come la fideiussione, ma anche aspetti molto importanti che sono quelli inerenti il passaggio generazionale. Il dottorato in diritto dei consumi, un dottorato internazionale doppio titolo, e il Centro Studi sugli aspetti giuridici dei diritti dei consumatori sono un'eccellenza su Terni e vogliamo che lo diventino sempre di più. È fondamentale che il Dipartimento di Economia faccia ancora di più di quello che sta facendo anche sulla sede di Terni. Per il nostro Focus Aziende andiamo a conoscere la nuova Fiat 600, che per stile e colori si ispira alla dolce vita italiana e agli anni 60. Per questo la concessionaria ha organizzato un evento a tema in cui hanno trovato posto anche solidarietà e partnership. Sostenibilità, spazio, comfort, libertà. In tre parole, nuova Fiat 600, l'ultima nata della famiglia, presentata a Perugia da Satiri Auto, concessionaria ufficiale Fiat in Umbria. Un'auto iconica per l'automobilismo italiano, che torna completamente rinnovata, ma soprattutto 100% elettrica, e che ha fatto del colore il suo valore aggiunto.
Benvenuta 600, una vettura ecologica completamente elettrica, un'innovazione a livello di design e infotainment interno, ma soprattutto per i nostri clienti abbiamo importanti novità, perché fino a 600 km di autonomia su ciclo urbano, un interno dotato di qualsiasi comfort, infatti è dotata di cromoterapia. Insomma, tantissime novità particolarissime, non vi resta che venirla a scoprire qua in concessionaria da noi. Siamo orgogliosi di rappresentare con Fiat Gruppo Stellantis e questa vettura meravigliosa, la nuova Fiat 600, con un design ispirato alla dolce vita che tanto noi italiani amiamo. Per omaggiare la Fiat 600, disponibile anche in versione ibrida, e ricordare il periodo e lo stile italiano della dolce vita che quest'auto richiama, l'artista e stilista Monia Romanelli ha proposto durante la serata una sfilata di sue creazioni. Sono sciarpe sia stampate con i miei disegni artistici sia dipinte a mano, quindi colorate. Pensavo, diciamo, di abbinare un po', diciamo, a tutto questo colore che abbiamo dato oggi alle mie sciarpe. C'è stato anche spazio per la solidarietà nella serata organizzata da Satiri Auto, che ha costruito negli anni importanti partnership come quella con Simonelli Shipping, azienda perugina di trasporti internazionali, per creare relazioni tra imprese e sostenere il territorio. Stiamo cercando di fare anche su Perugia, insieme anche ad altri soggetti impegnati anche per il sociale, come siamo noi, come anche Satiri. Cerchiamo di fare, diciamo, un qualcosa insieme per dare una mano sia a noi che alla città. L'evento ha permesso anche di sostenere la causa dell'Associazione Umbra per la lotta contro il cancro, presente da quasi 40 anni nel territorio, che si occupa di ricerca ma anche di assistenza al paziente. È meritoria perché praticamente non solo finanzia la ricerca, per quanto mi riguarda, essendo io un ricercatore in qualche maniera appoggiato, sostenuto dall'Associazione Umbra contro il cancro, ma anche per il fatto dell'assistenza domiciliare. È tempo di un nuovo corso per il Training Center e Beauty Diffusion di Claudio Barcaccia a Perugia, che ha lanciato il trattamento Reborn. Sentiamo di più nel contributo di Rossana Furfaro. Hair Beauty Diffusion, il training center di Claudio Barcaccia a Perugia, cambia pelle ridisegnando i confini della sua proposta di formazione e specializzazione per parrucchieri attraverso percorsi di salonability sempre più mirati e innovativi. Nascono così Hair Beauty Clinic, con percorsi dedicati al care, ovvero alla cura dei capelli, ed Hair Beauty Premium, una formazione specifica per parrucchieri che guarda ai giovani, con proposte taglio e colore easy, semplici, veloci e facili da realizzare e portare. Il primo corso di questa nuova stagione di formazione di Hair Beauty Diffusion è stato la Mastermind Salone Vincente, in cui è stato presentato Reborn, un protocollo esecutivo studiato per ottenere risultati ben precisi. Due fini, fondamentalmente: da una parte il cliente finale e da una parte i nostri affiliati parrucchieri, che riorganizzano l'area di intervento, diciamo, del servizio care, prendono coscienza di quello che sono le potenzialità e quindi, utilizzando al meglio i propri, diciamo, prodotti, andando a capire i propri principi attivi e mixando i principi attivi a seconda dell'area di intervento che abbiamo detto prima gli serve. Ma la cosa importante è proprio che il parrucchiere stesso, prendendo forza, coscienza di queste sue potenzialità, ricostruisce, quindi rinasce sotto l'aspetto della comunicazione. I trattamenti previsti dal metodo Reborn sono la rigenerazione per anomalie cutanee, la ricostruzione per capelli deboli, spezzati e decolorati e la ristrutturazione per capelli secchi, crespi e danneggiati. Creiamo proprio un percorso che ingaggia la cliente e gli fa capire che non è solo trattando adesso la cuticola che i suoi capelli migliorano, ma parte dalla cute, da una rigenerazione, quindi con una dermabrasione che fa una pulizia profonda del cuore capelluto, che passa poi alla ricostruzione, una ricostruzione che può essere fatta con più principi attivi.
e che grazie a una consulenza armocromica, dove individuiamo se la cliente è una cliente calda o fredda, andiamo nel trattamento magari successivo ad aggiungere dei pigmenti naturali che ci possono, oltre che ristrutturare, anche lucidare, dare riflesso e quindi valorizzare, se uno è caldo o è freddo, quelle che sono le sue tonalità di base anche durante la ristrutturazione. Quindi un protocollo che permette di coinvolgere il salone in un modo da riorganizzarlo. Ma cosa più importante, il cliente finale trova non solo una soluzione immediata, ma un progetto che continua nel tempo. Ho scoperto prodotti nuovi che conoscevo per nome ma non utilizzavo, quindi magari questa è una buona occasione per introdurre prodotti e servizi nuovi all'interno del salone che sicuramente le clienti ne resteranno sorprese. È stato molto interessante soprattutto per l'organizzazione per quello che riguarda poi tutto, ma in questo mondo del care è stato proprio piacevole. Speriamo di elaborarlo e di poterlo rifare ai nostri clienti. Ancora per la nostra rubrica Focus Aziende parliamo di Rossi Mercedes-Benz che insieme alla Nova Mec Officine ha riproposto in Abruzzo il Ford Trax, dedicato appunto al mondo del Trax e agli autotrasportatori. A 2 anni di distanza torna in Abruzzo, a Paglieta, in provincia di Chieti, l'appuntamento con il Ford Trax, evento organizzato dalla concessionaria Rossi Mercedes-Benz in collaborazione con Nova Mec Officine, dedicato al mondo del truck e degli autotrasportatori, in cui è stata presentata la gamma Ford del settore. Abbiamo presentato 2 macchine allestite, 2 Ford Legacy, con gruppi M ribaltabili, ed abbiamo anche portato in prova il nuovo F-Max con lo sterzo idraulico EPAS, che attualmente migliora il comfort di guida e la dinamica di marcia e consente agli autisti di guidare in maniera più stabile, sincera e sicura. È stato lui, il Ford F-Max, il vero protagonista dell'evento. Testato su strada, conferma le attese in termini di prestazioni elevate e livelli di comfort. Questo veicolo che andiamo oggi a testare è un veicolo, diciamo, che ha avuto degli step innovativi su alcune parti della catena cinematica. Motore è un motore 12.007 di produzione Ford, e rallentatore ZF, e diciamo tutti i comfort che si trovano oggi sui camion di altissimo livello. Una cosa bellissima di questo veicolo, che lo differenzia secondo me da tutti gli altri, è il comfort di marcia. La silenziosità è invidiabile anche rispetto a marchi che si fregiano di essere più blasonati. Oltre alla silenziosità e al comfort, c'è un comfort anche nel modo di guidarlo. Una macchina con rallentatore, quindi non dobbiamo stare sempre col pensiero della frenata, risparmiamo freni, risparmiamo dischi, quindi è una macchina che è al top sia come prestazioni sia anche come tutti i sistemi di sicurezza e di assistenza alla guida. E questo era l'ultimo contributo. Prima di salutarvi, vi ricordo che i servizi andati in onda si possono rivedere sul canale YouTube di Avinews. Vi invito a seguire le attività della nostra agenzia sui social, Facebook, Twitter e Instagram, e a visitare il sito www.avinews.it. Da Carla Adamo e dalla redazione, un buon proseguimento di programmazione.